Vado a realizzare una melanzana alla parmigiana con mozzarella arborea. Un piatto molto semplice, magari leggermente rivisitato piuttosto che la classica parmigiana tagliata a sottile. Quindi in una padella antiaderente, in fiamma ben calda, vado a dorare una melanzana tagliata a metà proprio per il senso della lunghezza, quindi da ambo i lati, almeno 3-4 minuti per lato. Vado come primo passaggio a realizzare il pesto leggero. Non è il classico pesto alla genovese, quindi realizzato con pinoli, con il parmigiano, il pecorino, l'aglio, ma semplicemente con del basilico fresco, leggermente, quindi pestato al mortaio. Per anticipare i tempi, magari in cucina possiamo anche andarlo a frullare con un semplice frullatore a immersione. La cosa importante è in entrambi i casi andare a mettere un po' di ghiaccio, quindi o ghiaccio intero o ghiaccio tritato. Questo passaggio è importante per non far ossidare il basilico. Mettendo il ghiaccio, quindi manteniamo inalterata la temperatura e preserviamo, oltre al colore verde del basilico, anche tutte le caratteristiche organolettiche. Nel frattempo vado a ottenere dei piccoli cubettini di mozzarella. La mozzarella è un elemento predominante della parmigiana classica. In questo modo vado a realizzare una melanzana insolita, quindi con tutti gli elementi della parmigiana messi a crudo, in modo da valorizzare il pomodoro, il basilico. Nel frattempo abbiamo realizzato dei cubettini di pomodoro. Questa qui è la classica concassé di pomodoro, quindi il pomodoro intero, rosso, scottato in acqua bollente per 20-30 secondi. Siamo andati a eliminare la pelle esterna, i semini interni, e abbiamo fatto, ecco, dei piccoli cubettini. E andiamo a impiattare, quindi andiamo a comporre direttamente nel piatto da portata. Ecco, in questo modo, mettendo un po' tutti gli ingredienti, gli elementi che andranno a comporre il piatto. Quindi vado a mettere questi cubetti di mozzarella. La parmigiana è calda, quindi la melanzana, essendo molto calda, la mozzarella si andrà a fondere leggermente, quindi andiamo a valorizzare, oltre al sapore, anche il profumo. Il pomodoro, in estate abbiamo la possibilità di usare il pomodoro fresco, magari d'inverno una tecnica interessante potrebbe essere di andare a frullare dei pomodori pelati, cuocere nella maniera classica, e andare a fare lo stesso passaggio, quando non abbiamo la fortuna di avere il pomodoro fresco, anche con il pomodoro pelato in scatola. Quindi del parmigiano, che possiamo mettere tritato o anche magari a julienne, a scaglie, delle foglie di basilico e il pesto leggero, quindi come salsa di accompagnamento, in questo caso che servirà quindi funge da salsa più che da elemento di accompagno. Ecco qui, okay, un filo d'olio extravergine e il piatto è pronto. Mozzarella arborea, così buona che ogni occasione è buona.